Si parte anche oggi con il safety tour. Oggi che giorno è? Lunedì, giusto? Oggi 21... lunedì 21 febbraio 2022. Ciao a tutti, benvenuti a bordo della safety car di Fabrizio Cavaldonati. Benvenuti a questa nuova puntata del quarto d'ora accademico con L24, l'associazione diretta da Fabrizio. Oggi ci occupiamo, Fabrizio, di che cosa? Ma l'avevamo scritto un po' di tempo fa, di questi pannelli luminosi indicatori che dovrebbero aiutare molto gli automobilisti a Pavia in ingresso e in uscita, in particolar modo in ingresso, i varchi principali. C'è stato un periodo in cui ci continuavano a scrivere dicendo: ma l'Euro 4 è attivo o non attivo, posso entrare o non posso entrare? E questo è andato avanti per diversi giorni. Questo per le limitazioni al traffico. Per le limitazioni al traffico, esatto. Però i pannelli non sono utili solo a quello. No, no, certo. Anche ad altre informazioni che possono chiaramente dare conto di qualche evento in città, esatto. Non solo di quello che è possibile far circolare inteso come veicolo. Quindi adesso siamo sul Lungo Ticino e siamo diretti al primo di questi tabelloni che mi dicevano, Fabrizio, e questa è cosa nota anche a te, che in queste ore è stato ripristinato parzialmente. Il discorso qual è? Quello che abbiamo condiviso insomma insieme ad L24 e crediamo che sia una cosa condivisibile da parte di tutti, cioè che se esistono questi tabelloni, se è stato fatto un investimento in passato, è evidente che non possono essere spenti, ma devono essere sottoposti a manutenzione nel caso in cui non funzionassero più o altrimenti addirittura sostituiti. Dico bene, Fabrizio? Esatto, cioè dal mio punto di vista chi ha pensato ad installare questi pannelli che aiutano molto la popolazione degli automobilisti a Pavia e non solo di Pavia, chiaramente chiunque entri in Pavia l'ha pensata bene, cioè è una bella cosa avere un'indicazione preventiva non solo per l'inquinamento come dicevamo, ma anche per le informazioni sul traffico, esatto, e quant'altro. Insomma, sono tanti i motivi per i quali l'automobilista può essere interessato a leggere le informazioni in modo diretto. E quindi bisogna ripristinare, bisogna che questi, almeno quei 4 su 7 principali, vengano ripristinati totalmente, che sia una spesa di risostituzione, un semplice aggiustamento molto, diciamo, molto veloce, poco oneroso, che sia quello che sia, dal mio punto di vista, credo anche tu la pensi così, questi certo. Strumenti devono tornare operativi in tempi magari non faraonici. Spesso sono pannelli di benvenuto e non solo, anche di informazioni che possono rivelarsi anche preziose a chi entra in città. Bene, allora tra poco saremo sotto il pannello in prossimità del Ponte della Libertà e vediamo se funziona oppure no. A presto. A dopo. Benissimo, ecco adesso, caro Fabrizio, ci accingiamo a fare questa rotonda, la rotonda di via Bramante, riprendiamo la direzione verso il centro città e come possiamo notare il tabellone elettronico che dovrebbe dare informazioni, dovrebbe essere predisposto per un benvenuto un pochino più cordiale e un pochino più completo. Come avete potuto vedere, invece, reca una scritta proprio così di cortesia in alto a sinistra, indicando Comune di Pavia, la data e il semplice benvenuti, un qualcosa proprio di molto semplice, di easy, che chiaramente noi vorremmo invece fosse un pochino più completo ed esaustivo, magari prevedendo anche informazioni che possano essere più utili rispetto al semplice benvenuto. Chuck si gira. No, ci siamo bevuti un caffè al Carrefour, ma perché al Carrefour? Fabrizio, vuoi spiegarlo un po' a chi ci segue? Perché siamo praticamente in prossimità di uno dei varchi importanti, molto importanti di Pavia, dove
posizionato anche uno dei cartelli che servirebbero per dare un'indicazione all'automobilista su quello che sta succedendo in città, insomma sulle notizie utili da darsi. Certo, allora si accettano scommesse per capire se questo tabellone è acceso oppure no. Io temo comunque, caro Fabrizio, che anche questo abbia qualche difficoltà ad accendersi, e comunque ci separa qualche centinaio di metri. Sì. E vediamo. È una bellissima giornata anche oggi. È una bella giornata anche oggi, assolutamente, sembra la primavera inoltrata. Vediamo anche questo cartellone, come siamo messi. Come dicevamo, anche per gli altri tre che abbiamo visionato, ci sono degli ottimi motivi per far sì che tornino a essere operativi, al di là poi di quelli che saranno i costi per tornare. Ecco il cartellone qua sopra, adesso facciamo il giro della rotonda. Rotonda dove tra l'altro so che ci sono dei lampioni che non funzionano, quindi come L24 proporremo, c'è una grossa fila in questo momento sulla tangenziale est, chissà se c'è un incidente. Quindi comunque sarà monitorato, se vuoi guardare su WhatsApp dopo guardiamo. Stavo dicendo, in questa rotonda che circonnavighiamo adesso ci sono i pali dell'ANAS che sono spenti da diverso tempo, quindi faremo una PEC. Allora, ci siamo quasi. Bene, adesso stiamo entrando a Pavia e dovremmo vedere proprio frontalmente il tabellone elettronico che, per come ci appare, eccolo qua. Per come ci appare, bel fischietto, è spento. Per come appare è spento, sì. Senza ombra di dubbio. Sì, certo, poi ci sono anche delle telecamere sopra, quindi c'è un po' da chiarire questa situazione, che spero verrà chiarita presto, ed è spento, e questo è uno di quelli principali, come dicevo, uno dei motivi principali sono per esempio indicare limitazione al traffico, la presenza di un incidente e anche di lavori in corso. Bene, anche questo allora spento. Beh, eccoci qua ancora a bordo della safety car, possiamo partire, Fabrizio. Yes. E siamo praticamente alla Risoscotti e ora andremo in Viale Lodi per capire se il tabellone elettronico in ingresso alla città è funzionante oppure no. Abbiamo suonato ad un piccione che rischiava di essere stirato. Fabrizio, mi raccomando, rispetto. La vena animalista dentro di me che è esplosa. Allora, questo tabellone, anche lui è molto importante, è in ingresso da est, quindi da, siamo in Viale Lodi, da Lodi. Sì. Adesso giro la nostra camera, sperando di non trovare il riflesso del sole. Allora, dicevamo che questi tabelloni qua, se sono installati, è vero che magari saranno anche vetusti, non saranno proprio l'ultimo modello, hanno comunque una funzione di servizio, Fabrizio. Assolutamente, stiamo passando adesso sotto quello di Viale Lodi, decedere un attimo, non so se si vedrà bene con la luce, È proprio spento, assolutamente, sì. Buio da diverso tempo, sicuramente. E il discorso che facevamo prima, cioè quello che è un aiuto per gli automobilisti, non solo per rimarcare quali sono i limiti alla circolazione, ma anche per altre notizie dedicate agli automobilisti che entrano in città. Quante volte è successo di un incidente, una deviazione al traffico, per esempio quello che stamattina si è aperto in Viale Cremona, no? Stanno facendo dei lavori e occupano metà corsia della strada e c'è un semaforo temporaneo, quindi questo per esempio è uno dei motivi
motivi, quello di stamattina, che possono essere scritti sopra questi tabelloni. Scusate, sono un po' distratto alla guida. Grazie per le indicazioni. Grazie per le indicazioni. E sì, faremo. So che tu, Roberto. Rodolfo. Scusami, Rodolfo, sempre in confusione, la vecchiaia. E so che tu, Rodolfo, farai un. Rimarcherai questa situazione nel Consiglio Comunale, giusto, no? Beh, l'idea potrebbe essere quella di portare all'attenzione del Consiglio Comunale questa situazione, quando ve ne sarà la possibilità. Già con la trasmissione penso di sensibilizzare, quindi senza arrivare per forza di cose a presentare qualcosa di ufficiale, mi auguro che si muova qualcosa nel frattempo. Queste uscite, queste allegre scampagnate, queste zingarate servono più che altro per segnalare quello che non funziona. Fabrizio, questa è un po' la nostra finalità e mi auguro di poter rendere questo tipo di servizio insieme a te, insieme ad L24 e al Centro Culturale Pallia Cintasana. Ora ci rechiamo in Viale Cremona, in fondo Viale Cremona, perché dovrebbe esserci un altro tabellone, verifichiamo se è funzionante oppure no. Ok, stiamo uscendo adesso dalla tangenziale est, facciamo la rotonda in prossimità di Viale Cremona, siamo in sostanza al bivio vela. Sì, quasi. Ecco, il tabellone dovrebbe essere proprio lì al semaforo del bivio vela. Circa metà, sì, al semaforo, a metà comunque in prossimità del bivio vela. Questo è, siamo in direzione Cremona, stiamo uscendo da Pavia. Adesso dovremmo tornare indietro, quindi andrò a fare la vecchia strada. Vai verso, sì, la vecchia strada che porta all'Oltrepò, Scarpone. Sì, sì, sì. Questa non la faccio da 25 anni, ovviamente. Non l'ho mai più fatta da quando c'è la tangenziale. Adesso facciamo retromarcia, inversione di marcia, scusate. Qui all'ORAP e andiamo a vedere. Madonna, questa strada veramente non la facevo da milioni di anni. E l'ho fatta tantissime volte quando non c'era la tangenziale, come tutti quelli che abitano a Linarolo. Eccolo qua. Adesso lo vediamo sulla sinistra, appena diventerà verde ci passiamo sotto. Vediamo se c'è lo spento, cos'altro. Di qua lo vedo già bello spento, no? Sì. Mi avevano detto che era acceso questo. Non è in funzione anche questo. Non è in funzione, ero convinto fosse in funzione, non lo è. O a meno che non sia attualmente non gestito, cioè funzionante. Ma non l'auspicio è che sia proprio quello, cioè che siano funzionanti, che nessuno, ma che non siano magari presidiati, però presidiati, è un peccato, sì, anche gestiti, perché diciamo, gestito, bravo, sì. Ma penso che dalla sala operativa del comando della polizia locale sia possibile, oltre che opportuno che siano funzionanti. Qualora non lo fossero, è evidente che sarebbe oltremodo auspicabile che si mettessero a posto e rendessero la funzione per la quale a suo tempo sono stati installati. Bene, possiamo proseguire, Fabrizio? Sì. Ne abbiamo un altro in Viale Cremona che invita gli automobilisti a rallentare. È un grande cartello che proprio riproduce la scritta luminosa rallentare, ed è molto molto utile, in particolar modo per coloro che scambiano Viale Cremona per una pista una pista da gara. Allora, siamo su Viale Cremona, c'è un bel ingorgo qua causato dai lavori e dal semaforo che abbiamo incontrato poco fa. Si staglia all'orizzonte il tabellone elettronico che invita a rallentare, ma è proprio anche questo spento, dovrebbe ad intermittenza
per coloro che arrivano da Cremona indurre al rallentamento. Bene Fabrizio, il nostro giro sostanzialmente si chiude con quest'ultimo tabellone. Cosa possiamo dire agli amici che sinora ci hanno seguito di L24 e del Centro Culturale Pavia Cittasana? Noi l'abbiamo approfittato per fare la 72esima puntata del Quarto d'Ora Accademico. Ci siamo occupati ancora di mobilità insieme a Fabrizio Cavaldonati, che ringrazio. Beh, io ringrazio te, Rodolfo, sei un ottimo videomaker, bisogna dirlo. Ci ringraziamo a vicenda. Ci ringraziamo a vicenda, no, vabbè, a parte tutto, effettivamente sei molto bravo nelle tecniche di ripresa, ci sai fare, quindi a me fa un grosso piacere, anche perché poi le informazioni arrivano dirette e chiare, e far arrivare le informazioni dirette e chiare in questo modo è sempre un piacere. Chiaramente io devo stare molto attento alla guida. Beh, evidente, non ti puoi distrarre troppo. Non posso distrarre troppo, però davvero è stato molto piacevole anche questo safety tour, lo chiamo così, in realtà oggi più che safety tour era un discorso di puntualizzare il discorso dei tabelloni luminosi che danno indicazioni al popolo degli automobilisti. Grazie mille Rodolfo, faremo una terza sicuramente safety tour, e ci dirai a tutti noi, a tutti quanti noi fans di L24, che cosa succederà in futuro su questi pannelli. Con molto piacere Fabrizio, con molto piacere. Bene, arrivederci a tutti, alla prossima puntata e al prossimo safety tour in compagnia dell'amico Fabrizio Cavaldonati. Ogni tanto capita qualche papera. Saluto arrivederci, a tutti. Ciao a tutti, ciao, ciao.